Ciao ragazzi, qui è Blast e bentornati in questo nuovissimo video di questa nuova rubrica che voglio portare sul canale, ovvero distributore di palline. L'ho già vista da diversi youtuber, di cui anche Rikix e tanti altri, però volevo portarla anch'io perché mi sono reso conto che comunque è una cosa divertente e che posso portare in modo più frequente rispetto alle pareti obiettivi. Come vedete, nuova grafica, in basso a sinistra trovate il mio contatto Facebook e anche il nuovo contatto Instagram, quindi andate tutti lì perché potete contattarmi, quindi anche questo social network che molti mi richiedete. Allora, come funzionano i distributori di palline? Ce ne sono circa tre, anzi sono tre, e sono tutti nel centro. Oggi ci dedicheremo alle tecniche di solo tiro. Per i distributori di palline, come ben sapete, dovete utilizzare le monete di gioco. Le monete di gioco se ne possono accumulare con un massimo di 300 per 10 al giorno. Io ovviamente basterà modificare la data del vostro DS per farne 10 ogni volta che arrivate a 10 per continuare fino a 300. Ovviamente l'unica tecnica che utilizzo è passeggiare, camminare per strada, quindi un po' come giocare a Pokémon Go, ma siamo su in Azume Eleven. Allora, questo distributore di palline al centro, nel vicolo ci darà tecniche solo di tiro. Dobbiamo essere fortunati da avere le palline arcobaleno, le palline oro o le palline argento. Tutti gli altri tipi di palline sono palline un po' più, inutili. Utilizzeremo 20 monete di gioco alla volta, per cui spero di, trovare dunque il massimo di quello che possiamo avere. Andiamo, confermiamo, vediamo cosa sarà la prima pallina. Una pallina argentata. Allora, ricordo che possiamo trovare tiro impastato, tiro più più, le scarpe premium e il liquido. Vediamo un po'. Scarpini premium. Purtroppo è l'unica cosa che, anche, assieme al liquido, che non mi interessa. Va bene, ragazzi, continuiamo. Voglio trovare una cosa arcobaleno, dai, la voglio trovare. Vediamo. Altre 20 monete sperperate. Un'altra pallina argentata e troviamo liquido ristoratore. Che palle, dai. I due oggetti che non volevo trovare l'ho trovati. Va bene, ragazzi, ma non ci disperdiamo. Abbiamo un po' di tentativi. Attenzione, pallina argentata. Argentata e troviamo un altro liquido ristoratore. Non va bene, non va bene, ragazzi. Eppure stiamo usando 20 palline alla volta, che dovrebbe essere una percentuale anche abbastanza esigua di trovare le palline arcobaleno. Ma niente, solo argentoni, un altro argento, ragazzi. Scarpini premium. Bruttissimo. Siamo sfortunatissimi in questa giocata. Cerchiamo dunque altre palline. La pallina dorata, ragazzi. La pallina dorata possiamo trovare super tiro rimbalzante, triangolo ZZ, doppia elica o scarpini Japan. Potrebbe andarmi bene qualsiasi cosa, anche portare ultraterreno. Vediamo un po'. Triangolo ZZ, interessante, una mossa di tiro molto utile. E ovviamente molto rara perché si può solamente trovare, se non vado errato, solo con questo tipo di metodologia, ovvero con il distributore di palline. Andiamo avanti. Pallina arcobaleno, ragazzi, pallina arcobaleno dopo 6 tentativi. Allora, cosa possiamo trovare su fiamma? Ovviamente gioca a fiamma, quindi dobbiamo trovare i seguenti oggetti: cielo e terra, che è fortissima, è la mossa che utilizzerò nella Doom Eleven 3. Cenere nera, anch'essa forte, la mossa di Tezcat. Zanne aguzze, vento supremo e scarpini leggendari. Non vedo l'ora, vediamo un po' cosa troviamo. Cenere nera, ragazzi, cenere nera, ottimo, ottimo, benissimo. Quindi siamo a quota una pallina arcobaleno. Altre 20 monete argentata, ricominciamo un po'. Però tiro più più è già più interessante. Ecco, gioco di parole. Non so quante monete ci siano rimaste, ma spero ancora un po', anche se già molte le abbiamo utilizzate. Un'altra pallina argentata, purtroppo tiro impastato. Va bene, ragazzi, ci manca solo rovesciata micidiale e degli argenti. Abbiamo trovato tutto in questo video. Purtroppo però vorrei trovare qualcos'altro. Pallina argentata ancora. Tiro più più, però è l'unica cosa secondo me interessante, tiro più più. Anche se non mi ricordo dove si può trovare anche tiro più più più. Quindi con 3 più. Abbiamo ancora 120 minuti di gioco. Pallina arcobaleno, ragazzi, seconda pallina arcobaleno. Speriamo bene. Zanne aguzze, ottimo. Zanne aguzze è la mossa di Wolfram. Unica, direi. Di Wolfram Vulpen, quindi fantastico. Abbiamo trovato quindi anche Zanne aguzze. Abbiamo altri 5 tentativi. Oh, pallina argentata, che palle. Però tiro più più continua a uscire. Secondo me l'unica cosa interessante degli argentoni è quello, quindi va bene. Ancora 4 tentativi. Pallina argentata, non va bene tutto ciò. Tiro impastato. Non me ne faccio molto, anche perché mi pare che lo impari Goldie, la mossa di Goldie Lemon. È una buona mossa d'attacco di tiro da lontano. Pallina dorata, ragazzi.
Al momento abbiamo solamente trovato una pallina dorata con triangolo di tetra. Abbiamo trovato ora portale ultraterreno. Oddio, questa mossa non mi ricordo manco cosa sia. Infatti, inizialmente non me la ricordavo neanche che ci fosse. Poi andremo a vedere cos'è il tutto. Bene, proviamo ancora. Abbiamo ancora due tentativi. Oh, pallina rossa. Com'è, scarpini potenti? Pallina rossa, ci hai aiutato. 20 monete di gioco per una pallina rossa, cioè neanche argentata. No, questa è brutta cosa. Va bene, vediamo le ultime 20. Pallina rossa di nuovo. Pallone a plasma. Sono mosse che non ricordo io queste. Però, boh, cioè le palline di questo tipo sono. Boh, non valgono niente, direi. O sbaglio. Bene, ragazzi, il video non finisce qua perché io adesso uscirò, andrò a farmi i miei giri e fare altre monete di gioco e ci rivediamo fra qualche secondo. Eccoci, ragazzi, bentornati. Abbiamo altre 300 monete di gioco. È passato davvero tante, tante ore, ma per voi solamente qualche secondo. Bene, continuiamo dunque con questa tecnica di tiro perché vorrei trovare ancora qualche pallina arcobaleno. Vediamo se siamo fortunati un po' più dell'altro. Per il momento siamo al conteggio 2 arcobaleno e tantissime argentate come questa. E di nuovo un altro tiro impastato. Bene, 20 monete di gioco appena sprecate come tante altre, ma vabbè, fa parte anche questo del gioco. Pallina argentata ancora bruttissima. Rovescita micidiale, ecco, ci mancava. Con questo abbiamo trovato tutto quello che potevamo trovare con gli argenti. In questo distributore, pallina rossa, ma perché? Scarpini fulminei. Ci aiuto 20 monete di gioco che dovrei avere la fortuna di ottenere con tipo 12%, quanto la rossa in realtà, la pallina arcobaleno. Invece continuo a trovare la pallina argentata, un'altra velocità micidiale. Ragazzi, qua siamo stati meno fortunati. Abbiamo ancora un po' di tentativi, però un'altra argentata, tiro più più. Non ci va bene. Per altre 20, pallina argentata. Si sarà buggato nelle palline argentate. Purtroppo, tra l'altro, la percentuale, se non la sapete, è arcobaleno 12, oro 25, argento 50 e rosso 12. Però, boh, effettivamente, argento esce molto più spesso. Infatti, c'è cioè, tipo 1 su 2 esce argento. Ancora tiro più più. Ragazzi, voglio trovare un altro arcobaleno, io piuttosto vado a farmi altri momenti di gioco, ma voglio trovare un altro arcobaleno perché qua stiamo trovando solamente tiro più più e tiri impastati e ciò non va bene, non va bene per niente, pallina argentata, ma non le vorrei manco aprire ormai, cioè, non mi interessano quasi più da aprire le palline argentate, abbiamo ancora 6 tentativi, un'altra pallina, ragazzi, mamma mia, non riusciamo ad avere una pallina arcobaleno? Altre 20 monete, pallina rossa. No, ma perché? Poteva uscire arcobaleno con quella percentuale, invece ha preferito uscire rossa. E ora predico che ci sarà una pallina argentata. Infatti. Purtroppo di questi liquidi non me ne faccio niente, ma proprio niente. Ragazzi, stiamo terminando già le monete, mi toccherà riuscire. Tra oggi e domani, perché non so se riuscirò oggi di per sé, però boh. Ho sprecato tante tante ore di, vabbè non ore, però nel senso sì, un pomeriggio tra virgolette, per mantenermi queste momenti di gioco per delle palline rosse, velocità più, non ci credo. Ragazzi, ultimo tentativo di queste 300 palline della seconda ondata, niente, pallina argentata, ragazzi, non ho visto neanche l'ombra di un oro. Veramente molto deluso, ma non mi rammarico. Perché io domani, cioè fra qualche secondo, vi porterò altre 300 monete di gioco. Ragazzi, eccomi nuovamente con altre 300 monete di gioco. Che noia, mamma mia. E sono passati ben 2 giorni dall'ultimo video, però io non posso portarmi un video di così sfiga. E cominciamo subito con una palina argentata, bene. Tutto ciò si prospetta bene. Ragazzi, voglio trovare ancora una palina arcobaleno. Dai, una. Almeno una. Altrimenti non. Eccola! L'abbiamo chiamata, ragazzi! L'abbiamo chiamata! Una pallina arcobaleno. Aprire per vedere cosa ho ottenuto. Bene, allora, ragazzi. Di quello che possiamo trovare mi interessa. Cielo e terra, proprio numero uno. Scarpini leggendari, anche molto importanti. E vento supremo, che non ce l'ho, però mi piacerebbe averlo. Cenere nera e zanaguzza, invece, lo abbiamo già ottenute. Cielo e terra, ragazzi! Cielo e terra, sì! E vai! Abbiamo trovato Cielo e Terra, ragazzi, una delle mosse secondo me più forti del gioco. Me lo auguro. Però
palline argentate, vabbè ragazzi, adesso utilizzeremo questi altri tanti tentativi per trovare un sacco di argenti, ma ormai l'obiettivo l'abbiamo superato. Cioè, in realtà l'obiettivo sarebbe trovare tutte e cinque le palline arcobaleno. Però, niente, pallina rossa, scarpini potenti. Scarpini potenti. Mi mette paura la parola potenti. Arcobaleno! Oddio! Due arcobaleno! Mamma mia, che fortuna! Apriamo. Zannaguzze, va bene, va bene. A me va, non posso lamentarmi di qualsiasi pallina arcobaleno esca. L'importante è che sia arcobaleno. Un'altra! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Due di fila arcobaleno! Vento supremo! E vai! Sì! Grandissimo! Ragazzi, questi 2 giorni di assenza del distributore di palline ha fatto capire al gioco che volevamo delle palline arcobaleno già 3 su 6. Quindi, vabbè, sono contento ovviamente. Mi mancherebbero i scarpini leggendari, che a sto punto sarebbe l'obiettivo di questo video: trovare tutte le arcobaleno. Niente, pallina rossa, scarpini potenti. Ho detto i leggendari, ho detto non i potenti. Aiutami, te, Inazuma Eleven, Go, Chronostones, Fiamma, schedina di gioco. Pallina dorata, cosa abbiamo da trovare ancora? Super tiro rimbalzante, doppia elica, scarpini Japan. Ci mancano queste 3 cose. Vediamo. Niente, portare autoterreno, però una mossa secondo me forte, non fortissima, ma forte. L'abbiamo già trovata qualche giorno fa, nonché qualche minuto fa nel video, però va bene. Un'altra pallina dorata, attenzione, vediamo un po' cosa esce. Doppia elica, non mi ricordo cosa sia, l'andremo poi a vedere bene assieme, dopo il video, tutto quello che abbiamo trovato. Ancora 5 tentativi, pallina argentata, e ci mancavi, mi mancavi un po' pallina argentata, quindi è giusto che tu sia tornata alla riscossa. Ancora 4, ovviamente un'altra pallina argentata, tiro in passato, ma guarda, sono contento ormai. Vorrei avere scarpini leggendari perché non so realmente di quanto aumentano il tiro. Non mi ricordo il tiro o la velocità, insomma, quello che aumenta gli scarpini. Oh, attenzione, pallina arcobaleno! Attenzione! Ragazzi, fatemi arrivare scarpini leggendari. Fatemi arrivare scarpini leggendari. Fatemeli arrivare, vi prego. Ma in realtà qualsiasi cosa sia va bene. Scarpini leggendari! Sì, e vai! Ma che fortuna! Che minchia di fortuna, no? Seriamente, viene a dire così perché wow! Abbiamo trovato in 900 monete di gioco, che sono tantissime, sono ore e giorni di camminate per me, veramente tutte e 5 le palline arcobaleno. Wow! E ne abbiamo trovate tante, perché siamo circa al conteggio, secondo me, 6 o 7, per cui wow! Wow, davvero! Bene, usiamo le ultime 20 e concludiamo in bellezza con una pallina arcobaleno! Oh mio Dio! Un'altra pallina arcobaleno! Oh, cenere nera! Ale! Bene, ragazzi, adesso non dovrò più camminare per ore e ore, ma mi dovrò godere quello che abbiamo trovato. Dunque, andiamo nei tecniche di tiro, andiamo a vedere tutto quello che abbiamo trovato. Abbiamo trovato ben 2 cenere nera. Secondo me, io non vorrei esaltarmi troppo, ma secondo me è la mossa albero più forte di tiro, almeno in potenza. Correggetemi se sbaglio. Come vedete, la mossa peculiare di Tezcat, perché c'è anche lui nello sfondo. Abbiamo trovato un cielo e terra, che anche qua non vorrei sbilanciare, ma se non è la più forte, è una delle più forti mosse di tecniche di tiro. Doppia elica, ecco, non me la ricordavo, ma anch'essa è una mossa tipo albero, forte, non fortissima, ma forte. Ne abbiamo trovata anch'essa una. Abbiamo trovato ben 2 portali ultraterreno, che tra l'altro è anche una mossa di blocco, non me l'aspettavo. Ciò significa che se uno, cioè, se io metto un difensore con questa mossa e blocco il tiro con questa mossa, io posso controtirare. Quindi, wow. E deve essere quella mossa interessante, tra l'altro tutti di tipo albero, cioè, portare ultraterreno. Doppia elica e cenere nera di tipo albero. Comunque molto forte anche questa, trovata con una pallina dorata. Ne abbiamo trovate ben 2. Abbiamo trovato 2 triangoli ZZ che se... Madonna, ma che difficoltà! 270 di difficoltà, mamma mia, tantissimo! Una mossa di tipo fuoco direi forte, ma anche molto forte, perché per essere una mossa che si trova nelle palline oro è molto forte, quindi sono contento. E abbiamo trovato ovviamente anche 2 zanne aguzze, e secondo me anche questa è una mossa molto forte. Secondo me la più forte di montagna. Correggetemi se sbaglio, ma secondo me le palline arcobaleno che si trovano nei distributori di palline su questo gioco sono le mosse di tiro più forti.
potrei sbagliarmi, ma 180 di potenza e se la batte non so con chi altro. Bene, ragazzi, spero che questo video, questo lungo e corto, dipende un po' dai punti di vista, video vi sia piaciuto. Spero che vi piaccia anche la nuova grafica che ci accompagnerà nei prossimi futuri video. Contattatemi su Facebook con il nome di Blaster HD YouTube oppure su Instagram InstablasterYT, mi raccomando, tutto minuscolo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo a un prossimo. Ciao ragazzi!